e benvenuto su Usa la Testa Podcast. Sono Marco Venturi e dalla passione per la mente ho creato un'attività e una comunità con migliaia di iscritti. Condivido idee, mappe mentali e risorse online per essere ed ottenere di più. E qui voglio raccontarti le mie esperienze. Puntata 10. Come organizzare la settimana e liberare tempo per te. Come fare tutto con una lista di priorità? Vediamone gli 8 passi su una mappa mentale. Secondo il principio di Pareto, l'80% del risultato è dato da un misero 20% di tempo impiegato bene. Vediamo come sfruttare meglio la settimana, come portare a termine tutti gli impegni ed avere quindi più tempo libero per te. Per questa puntata ringrazio Stella Marina che mi ha suggerito l'idea di questa mappa mentale settimanale che troverai in allegata alla puntata, sulla quale scrivere tutti i tuoi impegni. Puoi scaricarla e stamparla, farne diverse copie e completarle ogni settimana per lavorare in modo organizzato e produttivo e soprattutto senza stress. Sì, perché ciò di cui tutti noi abbiamo bisogno è il tempo e questo si può programmare decisamente meglio. Il tempo è denaro? A mio avviso il tempo gestito bene è più interessante del denaro perché ti permette anche la libertà, la serenità e soddisfazione di cui tutti noi ne abbiamo un gran bisogno ogni giorno. Come organizzare la settimana? Per poterti organizzare al meglio è importante conoscere a fondo i tuoi impegni. Fai quindi una lista ed includi incombenze, appuntamenti e anche i divertimenti o lo svago. Una volta aggiunto il tutto su questa lista, assegna ad ogni impegno la giusta priorità. Ad esempio, priorità 1 da fare entro la giornata o al massimo entro domani. Priorità 2 da concludere entro la settimana. Priorità 3 da definire ad esempio entro il mese. Priorità 4 da chiudere entro l'anno. Puoi creare anche un'ulteriore classifica aggiungendo i decimali. In questo modo, guardando la lista, avrai subito chiaro da dove cominciare. Ad esempio, priorità 1 da fare immediatamente, priorità 1.1 da fare entro la fine giornata. Suddividi i tuoi impegni con logica. Per assicurarti un sano risultato è importante compiere ogni giorno una giusta ed equa quantità di lavoro. Con troppe cose in lista e soprattutto in testa già parti svantaggiato, quindi ricorda di iniziare dagli impegni più importanti. Abbiamo già trattato di questo in una puntata precedente. Inizia e svolgi i tuoi compiti quotidiani e concentrati su ogni compito alla volta. E solo dopo averlo portato a termine contrassegnalo come fatto e passa al successivo. E fai la stessa cosa con gli impegni settimanali e poi quelli mensili. Quando anche i compiti settimanali saranno contrassegnati come fatti, passa poi, come dicevo, a quelli mensili, poi a quelli annuali. E una cosa importante è far sì che il tuo ultimo impegno quotidiano consista nel preparare una lista di impegni del giorno dopo. Questa è l'ultima cosa che dovresti fare prima di andare a dormire. A questo punto puoi anche osservare qual è il momento della giornata in cui sei più produttivo. Alcune persone, ad esempio, sono più lucide ed attive al mattino, io sono una di queste. Altre lavorano meglio dopo pranzo ed altre ancora la sera sono più concentrate. Quindi impara a conoscerti e a vedere il tuo tempo come una dose di energia che non è infinita. E scegli in quale punto della giornata ti senti più efficace, più pronto, più produttivo. Ed in questo modo stai pianificando. Più pianifichi e più rispetti orari e più liberi la mente. Quindi lavora ad intervalli di tempo. Tempo di cui puoi sceglierne tu la durata. Un qualsiasi impegno può avere un tempo definito che può essere di 15 minuti, 30, 60 minuti. Stilla un tempo massimo per ogni obiettivo e cerca di mantenerlo, cerca di portarlo a termine entro quel determinato numero di minuti. Fai delle pause,
Fermarti per una pausa ti permetterà di ripartire con più energia e concentrazione. Quindi fissa in anticipo anche la durata delle pause e rispetta questa tua decisione, che siano di 5, 10 o 15 minuti. Le pause sono un ottimo incentivo e stimolano a terminare il compito in corso. Un'altra cosa fondamentale è prendere nota dei progressi fatti. Cancella i compiti dalla tua lista una volta che li hai completati. E portare a termine con efficacia i tuoi impegni quotidiani ti farà sentire piacevolmente rilassato e sollevato. Quindi otterrai due benefici in uno. In un caso l'avrai concluso e nell'altro caso sarai soddisfatto. Di tanto in tanto riguarda la lista e, se necessario, riordina le priorità. Con regolarità inserisci nuovi obiettivi al tuo elenco e ricorda di farlo soprattutto nei primi periodi per abituarti. Elimina o modifica i compiti portati a termine e quelli che hanno subito magari un cambio di priorità. E impara anche a delegare. Per certe attività non è importante che sia tu personalmente a finire tutti i compiti, e a volte delegare alla persona giusta può essere una grande fonte di energia e di maggiore efficacia. Quindi avvaliti anche del supporto della tecnologia per portare a termine più velocemente e con maggiore efficacia tutti i tuoi compiti. Impara quindi a conoscere e a usare le tante applicazioni disponibili, ne troverai tantissime online alla voce produttività. Dedica tempo al divertimento, ci sono momenti in cui è importante essere concentrati ed energici e ci sono altri momenti in cui è importante mollare un po', no? Divertirsi o rilassarsi ti aiuterà a ripartire con entusiasmo e con la giusta carica, il giusto mix fra l'energia e il riposo. Un riassunto quindi dei consigli: sfrutta le piccole pause forzate tra un impegno e l'altro. Usa quei minuti d'attesa per riflettere su come organizzare meglio l'impegno successivo. Durante l'arco della giornata gettiamo un'enorme quantità di tempo in attesa di qualcosa o di qualcuno, no? Sai, i figli che si svegliano, che finisca la pausa pranzo, che arrivi il nostro autobus. Se impari ad usarli con efficienza, questo ti aiuterà ad avere nettamente più tempo a disposizione. Compila la tua lista con cura, cerca di essere pratico e concreto nel farlo. Una volta iniziato, porta a termine il tuo impegno con disciplina. Suddividerlo in passi più piccoli ti permetterà di avere sotto controllo i progressi fatti e ti darà possibilità di fare delle piccole pause di premio tra uno e l'altro. Quindi non sovraccaricare te stesso e assicurati che la tua lista non preveda obiettivi irraggiungibili in termini sia di tempo sia di fatica. E in caso contrario perderesti sia la motivazione sia i benefici. Approfitta delle pause tra un impegno e l'altro per occuparti delle piccole incombenze quotidiane, oppure fai una telefonata o goditi uno spuntino. Evita anche di crearti inutili ansie considerando ogni impegno come urgentissimo. Assegna le priorità in modo utile e realistico. Puoi usare la tecnica del pomodoro e troverai diverse applicazioni gratuite online per tenere traccia del tempo che ti serve per svolgere quella determinata attività. Inoltre, sapere che il prossimo compito richiederà non più di mezz'ora o di quel quarto d'ora ti aiuta ad essere più determinato e motivato. Compilando la mappa mentale in dotazione a questa puntata, ripetendo le fasi per almeno 3 settimane, sarai in grado di notare grandi risultati in termini di tempo libero, di minore ansia, maggiore senso di controllo delle situazioni. E tutto questo aumenterà il tuo benessere globale e ti darà aria e tempo libero. Grazie quindi a Stella Marina, a cui dedico questa puntata, per avermi dato lo spunto, per far sì che la mia passione abbia una concreta applicazione ogni settimana, anche in una lista di cose da fare. Ai link in dotazione a questa puntata hai la mappa mentale in formato PDF che puoi modificare e completare anche online direttamente su PDF Escape, di cui hai il link ai bordi di questa puntata. La frase di chiusura è di Charles Schwab: quando un uomo ha posto un limite a quanto farà, ha posto un limite a quanto può fare. Alla prossima, ciao!
Questi contenuti sono totalmente gratuiti. Se li ritieni interessanti, iscriviti al canale e lascia un bel 5 stelle su iTunes oppure su Spotify. E se vorrai condividerli sui tuoi canali, io ti ringrazio già da adesso. Per approfondire, segui il link in dotazione qui sotto oppure vai su www.latomappa.com ed iscriviti ad uno dei miei corsi gratuiti. A presto, ciao!